Sindaco, questa bella iniziativa è stata molto apprezzata dai parenti delle 29 vittime di Rigopiano, l'intitolazione di questi giardini a questi 29 angeli che non ci sono più. Ne siamo molto felici. L'idea che avevamo da tempo era quella di dedicare un'area della nostra città a chi purtroppo quel tragico 18 gennaio del 2017 ha perso la vita. Per ricordare, per non dimenticare, affinché la memoria rimanga indelebile non soltanto nelle generazioni attuali ma anche e soprattutto nelle future. E soprattutto un momento che sia anche da monito affinché certe cose magari non accadano più. Siamo contenti della presenza di tanti familiari che hanno apprezzato questa iniziativa e siamo certi che ci sarà anche in futuro un coinvolgimento da parte della cittadinanza tutta. Per ogni anno, come dicevo prima durante la cerimonia, ogni anno quando verremo a deporre un mazzo di fiori, appunto affinché il ricordo rimanga indelebile nel tempo. Il dolore non passa, resterà per sempre, però queste iniziative sono iniziative tutt'altro che simboliche. La vicinanza della cittadinanza di Montesilvano, abruzzese, a voi parenti delle vittime di Rigopiano resta ed è ogni giorno più forte. Sì, ci ha stupito molto. In questo periodo, 50 mesi e passa, quasi forse 51 mesi, abbiamo ultimamente, ormai rimasto solo il nostro dolore, ognuno vive nella sua casa, invece testimonianza di vicinanza, ecco, questo è un gesto, per tanti può sembrare piccolo, ma per noi è immenso, vuol dire che veramente ancora è rimasto nel cuore, nonostante il Covid è rimasto nel cuore Rigopiano, quello che è avvenuto, forse per le ingiustizie, forse perché li potevano salvare, per tanti motivi che noi tutti i giorni ne parliamo fra di noi, perché noi non ci stancheremo mai di parlarne, noi potremmo stare anche le ore, i giorni a parlare dello stesso argomento, però magari ecco, la popolazione può dimenticare, ma è giusto che sia così. Invece in questa occasione ci ha emozionato questo invito, proprio venuto spontaneo dalla popolazione, mi ha chiamato il sindaco e noi abbiamo subito accettato, subito. Vi dispiace se facciamo una targa in memoria, dedichiamo questo giardino in memoria di... E noi tutti quanti commossi per questa iniziativa, perché non veniva solo dal primo cittadino, ma da tutta la giunta e da tutta la popolazione. Ecco, questi sono segnali importanti, perché non ci sentiamo più soli. Siamo insieme a tanti abruzzesi che vogliono sapere la verità, senza condannare nessuno, per carità, che poi quella sarà la giustizia, però almeno diteci cosa è realmente accaduto quel giorno. La cerimonia è stata molto sentita, molto partecipata e quindi io rendo plauso al sindaco, alla comunità di Montesilvano che ha voluto appunto ricordare la tragedia, però nel contempo, soprattutto in questo momento storico, ho bisogno di sottolineare che il vero problema di Rigopiano, la vera tragedia di Rigopiano non consiste tanto nelle cause di quella terribile valanga, ma piuttosto nella cattiva e sbagliata gestione dell'emergenza. Quindi vorrei che le persone capissero che è importante perseguire la strada della verità analizzando questo aspetto della tragedia di Rigopiano, cioè la cattiva gestione dell'emergenza, prima, durante e forse anche dopo, perché sappiamo perfettamente che c'è stata una persona che è sopravvissuta e ci sono stati dei feriti che hanno aspettato lì soccorsi.